Amici di Manfredonia TV, buonasera e bentrovati al 18° appuntamento di Sport per Passione, il rotocalco sportivo di Manfredonia TV, l'emittente che trasmette da Manfredonia sul canale 659 del digitale terrestre, per raccontarvi di calcio minore, dice qualcuno, ma per noi è assolutamente importante sia l'eccellenza che la promozione pugliese. E parleremo anche della imbarazzante sconfitta dell'Atletico Manfredonia in seconda categoria. E poi vi daremo gli importanti risultati dei tornei regionali di allievi e giovanissimi. Ma contrariamente a quanto facciamo di solito, partiamo subito con l'importante vittoria del Monte Sant'Angelo, perché credo che dovremmo avere in linea il team manager del sodalizio di Monte Sant'Angelo, Leonardo Latorre. Ci sei, Leonardo? Sì, Antonio. Sì. Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi chiamato. Sicuramente molti si ricorderanno delle tue prestazioni al Miramare, anche se è passato qualche anno. Che ricordo hai di quegli anni, Leonardo? È un bellissimo ricordo, sicuramente. Ancora tantissimi amici, fra cui Ivan, che cito solo due, Michele D'Ambrosio, ma anche Peppino Ussato. Era una grande famiglia e sono rimasto molto legato a quel periodo. Tra l'altro eri giovanissimo, se non sbaglio. Avevano i capelli bianchi, quello che ricorda quel periodo ormai. Eri giovanissimo, tra l'altro, 19-20 sì. Anni, se non sbaglio. Sì, esattamente, sì, circa 17-18 anni. Sì. Invece adesso parliamo di questo Monte Sant'Angelo, Leonardo, che sta facendo così bene. Io spesso dico che molti i risultati dipendono pure dall'ottima organizzazione societaria che siete riusciti a darvi già da qualche anno. Sicuramente, quando c'è una società dietro che pensa al futuro, diventa più facile poi anche trovare dei risultati sul campo. Comunque sì, noi siamo una società giovane che sta ancora cercando la sua dimensione, sicuramente ci saranno anche delle evoluzioni anche societarie, penso, nel prossimo futuro. Ieri com'è andata? Sembrava facile la gara con la Rutilianese, 2-0, un gol per tempo, con reti di Cesar e l'Annunziata. Ieri non è stata una gara facilissima, al di là del risultato che poi è quello che avete visto, 2-0, ma la partita non si sbloccava. Sono quelle partite che rischi anche di perdere perché ti spingi avanti per cercare un risultato positivo, ma se ti sottoponi, diciamo, ai contropiedi avversari che in due o tre occasioni potevano essere molto pericolosi. Per ringraziare l'ottimo Bu e la difesa che ha veramente risposto in modo positivo a queste minacce. Leonardo, spesso abbiamo detto che molti di questi successi hanno pure la firma di Celestino Ricucci, che sta facendo molto bene a Monte Sant'Angelo. Assolutamente, Celestino è già da un paio d'anni che sta lavorando con questi ragazzi. Poi penso che in queste categorie specialmente avere un gruppo, una base che ti segue, poi ti permette anche di andare avanti in un certo modo, insomma. Perché quando c'è un gruppo, una solidità del gruppo, penso che sia tanto, faccia tanto in queste categorie. Leonardo, Cesar e Diego, i migliori fra i ragazzi che avete? Sicuramente sono due ragazzi che hanno delle qualità superiori alla media, ma noi stiamo guardando anche ai vari Arbillotto, De Filippo, gli altri ragazzi che stanno arrivando dall'Under 18, come per esempio Falcone o Marco Trattaruolo, che nei prossimi anni dovranno essere protagonisti di questa squadra. Parla differente, sicuramente. Leonardo, forse meriterebbero più attenzioni da parte soprattutto delle società più vicine a Monte Sant'Angelo. Antonio, quelle sono valutazioni che fanno le società del comprensorio. Penso sì, che io volevo il tuo parere. Anche al Foggia, non so. Però non sono certo io a fare questo tipo di valutazione. Ognuno fa le proprie valutazioni con serenità e tranquillità. Il tuo parere però su cosa? Su Diego e Cesar.
Su Diego e César possono fare il salto di categoria? Ma noi siamo apertissimi a tutti i tipi di discorsi. Anche i ragazzi, magari può darsi pure che debbano crescere un po' tatticamente per affrontare discorsi diversi, ma sono ragazzi intelligenti che potrebbero comunque dare il loro apporto anche in categorie superiori. Ma questo è un mio parere. Leonardo, sesta posizione, anche se comunque il Monte San Angelo deve disputare ancora 3 partite, piena zona playoff. Erano i programmi di quest'estate o state andando oltre i programmi di quest'estate? Sicuramente, il nostro obiettivo inizio anno era una fortezza tranquilla. Oggi ci ritroviamo in sesta posizione, ma come hai detto tu, abbiamo 3 partite da recuperare che dovessero andare tutte bene ci porterebbero anche nel migliore dei casi in seconda posizione, però non puntiamo a questo. Noi puntiamo più ad avere una crescita del gruppo per programmare l'anno prossimo. Certo, non sto negando che dovessimo andare in playoff, sarebbe un ottimo risultato che va oltre le attese e oltre quello che avevamo programmato. Il Bitonto vince, Leonardo? Sicuramente, al 100%. Lo può perdere solo il campionato. E se arrivasse l'Eccellenza, che fa la società? Ah, chiude, penso. Non siete pronti, no, Antonio? No, sono tempi difficili per fare calcio a livello dilettantistico. È tutto in divenire. Bisognerebbe innanzitutto allargare la base societaria per fare un discorso del genere, ma stiamo parlando di fantacalcio, non stiamo parlando di realtà. Beh, fantacalcio, però i risultati ci sono, Leonardo, con 3 partite in meno, siete sesti, a 3 punti dalla quinta, a 4 dalla quarta, i risultati ci sono però, Non metto in dubbio i risultati che sicuramente, come dici tu, ci danno ti darebbero ragione, ma sto parlando di un assetto societario che oggi, secondo il mio parere, non è pronto a fare un qualcosa, un passo del genere, un qualcosa di duraturo sto parlando, non di qualcosa di così di estemporaneo che poi non porterebbe da nessuna parte. Preferisco salvare il calcio a Monte Sant'Angelo e non fare le folate così di un anno e via. Grande saggezza, complimenti Leonardo. Grazie. Grazie per aver... Antonio, fammi salutare tutti i presenti che ovviamente non riesco a vedere stando per certamente. E ti ringrazio per questa telefonata. E ti aspettiamo in studio appena possibile. Appena possibile sarò da te. Grazie Leo. Ciao a tutti. Bene, dopo questa intervista con Leonardo La Torre, la Roccia lo chiamavano quando giocava come centrale difensivo a Manfredonia, ricordò allenato da Arnaldo Trombetta e come ricordato tra l'altro lui in squadra con Ivan Romito, Michele D'Ambrosio, Elia Gravinese, davvero anni in cui i manfredoniani davvero si facevano valere in prima squadra, e stiamo parlando di interregionale, stiamo parlando di prima o di promozione a prima categoria, stiamo parlando di interregionali, tornei sicuramente più difficili dell'attuale Serie D. Ma diamo gli altri risultati della promozione che hanno visto l'Atletico Corato vincere a Lucera per 1-0, 4-2 del Bitonto a Corato, Canosa Real Batte finita 0-0, 3-1 di Biceglie su Celle San Vito, Carapelli è battuto per 1-0 la Fortis Murgia, 6-0 dell'Altamura sul Gargano Calcio, 3-1 di Giovinazzo su Modugno, 2-0 di Monte Sant'Angelo sulla Rinascita Rutilianese e 4-1 di Cellammare 2005 sulla Virtus Bitritto. Per una classifica che vede ancora in testa con 58 punti il Bitonto, a 6 punti di distanza l'Altamura, ma ricordiamo che il Bitonto ha da fare la partita a Monte Sant'Angelo, quindi una gara in meno rispetto alle inseguitrici, c'è la Mare a 47, Atletico Corato a 43, 42 per Canosa e 39 come dicevamo il Monte Sant'Angelo, però con 3 gare in meno, quindi davvero tutta la possibilità di almeno di raggiungere il quarto posto, 37 il Modugno, 36 Biceglie, fino a scendere fino ai 22 punti del Gargano Calcio, 21 di Celle San Vito, 20
Rinascita Rutiglianese, Virtus Bitritto a 18 e poi le due ultime a soli 7 punti, Nuova Andria e Nuova Lucera Calcio. E domenica prossima il Monte Sant'Angelo dovrà recarsi in casa della Fortis Murgia, mentre gli altri accoppiamenti vedono Real Modugno Cellammare 2005, Bitondo Giovinazzo, importantissima anche questa gara, e poi ci sarà Atletico Corato, giusto per darvi le partite più importanti della 24esima giornata. E facciamo invece un salto in avanti per parlarvi dell'eccellenza pugliese. Solo per questa settimana abbiamo invertito l'ordine, dando più importanza alla promozione, perché abbiamo appena sentito un ospite importante, Leonardo Latorre, ma adesso riprendiamo la programmazione solita per dirvi del buon pareggio 2-2 dell'Atletico Vieste in casa della Stella Ionica di Massafra, 2-0 di Molfetta su Castellaneta, 2-1 di Mola sul Copertino, e penso che scorreranno pure delle immagini della vittoria della Fidelis Andria sull'Asco di Satriano per 1-2, con importanti prestazioni di Leo, l'ex Manfredonia, dello stesso Pasquale Trotta, ma soprattutto Leo è stato prodigioso come in alcuni interventi che alla fine hanno regalato la vittoria all'Andria. Prodigioso Leo, ma importanti anche le reti di Moscelli sul rigore e soprattutto di Diritola, che è stato assegnato il gol del 2-1. 1-0 per Manduria su Francavilla Calcio, decimo punto del Manduria, e 1-0 anche dello Struni in casa della Virtus Francavilla, decisamente giornata no per le due squadre di Francavilla. Quartieri Uniti Bari Pro Italia Galatina 3-1, 1-0 di Casarano sulla Sud-Est e 4-0 della capolista Gallipoli sul Terlizzi di Amedeo De Pinto. In classifica 55 punti per le due battistrada, Fidelis Andria e Gallipoli, 53 per il Mola, 50 per Casarano e 44 punti, quindi quinto posto per l'Atletico Vieste, inseguita dallo Struni 1945 42 punti, 41 per Virtus Francavilla Libertas Molfetta e in coda invece 26 punti per Copertino, 21 per Castellaneta, 19 per Francavilla Calcio, 14 per Quartieri Uniti e 10 punti, 3 punti in più, 3 punti che non faceva da tante domeniche, il Manduria Sport, che adesso si trova a 10 punti. E domenica prossima si gioca la 26esima giornata con l'Atletico Vieste che ospiterà il Libertas Molfetta, con Castellaneta Ascoli Satriano, Ostuni, Mola, Copertino Casarano Calcio, Francavilla Calcio, Gallipoli, quindi il Gallipoli impegnato in casa del Francavilla Calcio, e la Fidelis Andria che ospiterà la Virtus Francavilla, quindi non dovrebbe cambiare nulla in classifica, ma aspettiamo lunedì per dirlo. Invece in seconda categoria vi abbiamo detto della sconfitta della squadra allenata da Vincenzo Gagliardi, davvero una sconfitta che nessuno si aspettava, 3-2 in casa del Troia, ultima in classifica che non aveva ancora vinto, soltanto 2 punti, e invece è davvero successo l'incredibile, dopo un paio di gol mancati prima da Pacile e da Giaccone, poi la squadra è andata in svantaggio, non è bastato poi né il pareggio di Bolokan né il 2-3 di Borgia nella fase finale, né è servito molto l'arrembaggio, letteralmente proprio alla lettera hanno giocato con 4 attaccanti il tecnico del Manfredonia, ma non è bastato almeno per accumulare un punticino che avrebbe fatto almeno morale. E invece è finita, come abbiamo detto, 3-2, tra l'incredulità degli stessi atleti, degli stessi calciatori. Davvero una brutta prestazione, forse la peggiore dell'anno da parte dei ragazzi dell'Atletico Manfredonia. Invece gli altri risultati hanno visto il Matinum perdere 3-1 in casa del Vicari, ma vediamo tutti i risultati per dirvi che Sauri Biccari è finita 3-1, 3-2 come detto del Troia sul Civilis Manfredonia, 8-0 di San Marco su Erdonia, 3-1 del Margherita in casa dell'Ortanova e poi 4-0 di Real Biccari su Matinum e 5-1 di San Marco in casa dell'Atletico Peschici. In classifica sempre primo, ormai quasi
con un piede in prima categoria il San Marco con 47 punti, inseguita dall'omonima squadra dello stesso San Marco in Lamis, San Marco a 39 punti, appaiato però dal Real Biccari, 36 punti per Margherita Terme, e poi a scendere fino a trovare i 21 punti dell'Atletico, nono, decimo il Matinum a 17, 13 punti per l'Atletico Peschici e 5 punti con la prima vittoria del Troia proprio ai danni dell'Atletico Manfredonia. Atletico che domenica ospiterà la seconda della classe, quel San Marco che ha fatto tanto soffrire al girone di andata. Vedremo se saranno capaci di un'impennata d'orgoglio i ragazzi di Gagliardi, perché davvero peggio di come si è fatto questa domenica sarà difficile fare, anche se bisogna dire che pesano anche la mannaia delle squalifiche piovuta sulla testa dell'Atletico, con le 4 giornate combinate a Nico Gagliardi ed un altro atleta che hanno messo già a dura prova l'organico già risicato della squadra di Manfredonia. E veniamo dopo questi importanti risultati di eccellenza promozione e seconda categoria ai tornei giovanili. La Salvemini ha pareggiato, parliamo di allievi regionali, dove la Salvemini ha pareggiato 2-2 con l'Accademia di Lucera, 3-1 per l'Ortanova sul Football San Nicandro, 1-1 fra Juventus San Michele e Manfredonia Calcio, 2-1 invece del Cosmano Sport sul Real San Giovanni, 2-0 di Sant'Onofrio su San Severo, e United Club vince per 1-0 in casa del Punto Foggia, l'ennesima sfida tra foggiani. In testa insegue la Salvemini a 33 punti, la Battistrada, che è la San Severo invece che si trova a 39 punti, ed è difficile pronosticare che recuperino 6 punti in 4 giornate gli amici della Salvemini. Terza è l'Ortanova a 30, 29 per Cosmano Sport, 28 per l'altra squadra di Manfredonia del Manfredonia Calcio, e poi a seguire fino a Real San Giovanni, United Club, Accademia di Lucera, Sant'Onofrio Calcio, no, 18 punti per Punto Foggia, Juventus San Michele a 16 punti e 4 punti soltanto per il Football San Nicandro. E domenica prossima ci sarà Real San Giovanni, Salvemini Manfredonia, e il Manfredonia Calcio ospiterà il Punto Foggia. La capolista San Severo invece dovrà vedersela con la Cosmano Sport in casa, quindi una gara difficile, vedremo che cosa succederà nella prossima settimana. E invece riflettori puntati sui giovanissimi, perché c'è stato l'importante derby fra le due manfredoniane, fra Manfredonia Calcio e Salvemini al Miramare. Non abbiamo avuto modo di assistere, però abbiamo raccolto le impressioni dei due mister, di mister Arnaldo Trombetta, allenatore dei giovanissimi della polisportiva Gaetano Salvemini, e mister Antonio Marinaro, allenatore dei coetanei del Manfredonia Calcio, e prego proprio la regia di mandare in onda le due interviste. Arnaldo Trombetta, allora un derby che come tutti i derby è stato molto combattuto, alla fine 1-0 la sconfitta, però comunque è stata una buona Salvemini quella che abbiamo visto. Sicuramente abbiamo disputato un'ottima gara, però dobbiamo fare i conti con un ottimo Manfredonia, e penso che abbiano vinto meritatamente 1-0, comunque va dato merito a loro. Io non mi posso lamentare dei miei ragazzi, hanno fatto quando meglio era possibile, considerato che mi mancava dietro un difensore importante come D'Ambrosio. Io penso di essere soddisfatto dei ragazzi lì. Arnaldo, hai sempre guardato la crescita dei ragazzi piuttosto che al risultato. Com'è il bilancio finora proprio sulla crescita e sullo sviluppo dei ragazzi? Beh, se ci riteniamo soddisfatti è uno svantaggio. Diciamo che i ragazzi stanno andando bene, stiamo facendo un ottimo campionato e stiamo proponendo qualche ragazzo interessante in qualche società professionistica. Noi facciamo gli interessi dei ragazzi e delle famiglie, diversamente non potremmo fare. Ti aspettavi qualche posizione in più in classifica, Arnaldo, considerando il potenziale della squadra? Ognuno potrebbe dire, va bene, mi aspettavo che fosse in più, ma io penso che siccome ho giocato con il 50% 99, il 50% di 2000, penso di ritenermi soddisfatto di come sta andando il campionato. Bene, grazie. Antonio Marinaro, allenatore dei giovanissimi del Manfredonia Calcio,
È stato derby, come sono sempre i derby, giocato, molto combattuto e alla fine ha vinto il Manfredonia con merito, diciamo. Sì, sono d'accordo con l'analisi che hai fatto. Credo che è stata una partita sostanzialmente equilibrata, agonisticamente valida, ma corretta. Sicuramente noi abbiamo cercato più della Salvemini, come siamo sempre abituati attraverso il gioco, di arrivare a concludere in porta e a realizzare il gol. Sapevamo che Salvemini avrebbe invece poi sperare in un nostro errore su palla scoperta e sorprenderci dietro la linea dei difensori. Non gli abbiamo mai concesso queste opportunità, ci siamo sempre fatti trovare pronti e non abbiamo rischiato nulla. D'altro canto abbiamo avuto almeno due o tre palle gol nel primo tempo e anche due o tre palle gol nel secondo tempo, ma il gol è arrivato su una giocata strepitosa di Guidadamo e forse il derby poteva soltanto essere vinto così oggi, con una giocata strepitosa. Antonio, con voi tecnici non parlate mai di classifica, comunque è più importante che crescano i ragazzi, però vincere il campionato sarebbe Indubbiamente, indubbiamente. Noi, interessante. Diciamo che siete solo ad un passo dalla riguardia di San Michele, che speriamo si fermi più, ovviamente. beh, è chiaro. Noi, come obiettivo principale abbiamo la formazione dei giovani calciatori e su questo, lavoriamo tutti i giorni e tutte le settimane. È naturale che nel momento in cui ti ritrovi prima in classifica o un paio di punti dalla prima in classifica e ti mancano poche giornate, c'è da parte di tutti, principalmente dei calciatori, ma anche un pizzico da parte dell'allenatore, la voglia di poter conquistare una vittoria importante, che sarebbe il giusto, risultato per quello che abbiamo fatto durante questa stagione. È una gratificazione per me, per i ragazzi, ma soprattutto anche per la società. Speriamo che questo possa avvenire, ma noi dobbiamo continuare a vincere e augurarci che il San Michele a breve faccia un passo falso. Antonio, non può esserci stato un effetto granatiero sui tuoi ragazzi, che comunque sono quasi tutti vicini d'età a Lorenzo. Come percepisci tu quelle azioni hanno avuto i ragazzi? Si impegnano di più, si sentono più osservati? Indubbiamente, i ragazzi hanno vissuto finalmente dal vivo, questa esperienza positiva di un loro compagno di squadra o comunque di società, considerando che ci sono 2 anni di differenza, ma loro Lorenzo lo conoscono bene, addirittura qualche 99 ci ha pure giocato in passato insieme. E quindi, questa magia che è avvenuta a Manfredonia, ora loro la vivono in maniera più intensa, li vedo sicuramente più attenti, più determinati, più concentrati durante gli allenamenti. Si vede che c'è da parte di qualcuno, come dire, il sogno per poter anche lui realizzare questo passaggio da una società comunque dilettantistica a una società professionista come quella della Juventus o comunque una squadra uguale alla Juventus. Senza fare nomi, perché comunque sono impegnativi, anche se oggi Guidadamo ha fatto una gran rete, però ci sono altri Lorenzo Granatiero nella squadra che allena. Io penso che senza fare noi, perché in questo momento non sarebbe corretto e poi magari ci potremmo trovare tra qualche anno a vivere una delusione, ma in questo momento penso che ci siano uno o due in particolar modo che hanno quel tipo di percorso e ci auguriamo che questi ragazzi possano mantenere queste promesse. Ma oltre a questi elementi che adesso magari non ho fatto i nomi, ce ne sono secondo me in questo gruppo almeno altri 3-4 elementi che possono tranquillamente arrivare in prima squadra da noi e poi sperare di fare un percorso più importante. Sì, questo è un gruppo che ci sta dando soddisfazioni, non soltanto dal punto di vista dei risultati, ma proprio dall'applicazione e soprattutto dal pensiero tattico che hanno quando giocano. E vediamo agli altri risultati della giornata, ricordiamo la 18ª, quint'ultima al termine del campionato, che hanno visto la capolista Juventus San Michele battere facilmente per 4-0 l'Audace Cerignola. Il Real San Giovanni Cosmano Sport è finita 3-0. Trinitapoli San Pio X 2-1, 6-1 del San Severo sul Sant'Onofrio Calcio e Liberty Canosa United Club Foggia è finita 1-1. In classifica, come detto, ancora due i punti che distaccano la Juventus San Michele capolista dall'inseguitrice Manfredonia Calcio, 41 punti per Real San Giovanni, 36 per la Polisportiva Gaetano Salvemini, 31 San Pio X e Lucera e poi a seguire fino ai 9 punti di Libertas Canosa e ancora al palo, a 0 punti il Sant'Onofrio Calcio, la giovanissima squadra del Sant'Onofrio.
E domenica prossima ci sarà Salvemini Manfredoni a Real San Giovanni Rotondo, la Juventus San Michele che andrà in casa del San Pio X di Lucera, e poi ci sarà il Manfredoni a calcio impegnato in nella difficile trasferta in casa dello United Club di Foggia. Vedremo se riuscirà la squadra di Marinaro a recuperare questi due punti dalla Juventus San Michele nelle quattro gare restanti alla fine della stagione. E parliamo di basket, parliamo della bella vittoria della Angel Webin di Manfredonia sulla penultima della classe, quel basket Lecce che comunque ha sempre dato filo da torcere a tutte le squadre che ha incontrato. Non ha raccolto molti punti, ma come d'altra parte si è visto anche ieri, non è una squadra comunque da prendere sotto gamba. Giampio Ciociola non ha potuto raggiungerci, il coach della Webin, ma per fortuna lo abbiamo al telefono. Ci sei, Giampio? Sì, buonasera a tutti. Grazie Giampio intanto per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che sei impegnato con le giovanili, quindi giustamente ti lasciamo ai tuoi impegni. Sì, sono di rientro da una partita di ragazzi. Giampio, il Lecce non era una squadra facile, anche se è molto attardata in classifica, però ha dei ragazzi che comunque hanno molta voglia, e ieri ci è voluta la Webin bella, forte e determinata per vincere così facilmente. Sì, il Lecce ha sicuramente nelle sue corde alcuni giocatori importanti. Ho detto ai ragazzi che dovevamo giocare con l'intensità giusta. Lo abbiamo fatto, abbiamo preso il nostro vantaggio e quello che siamo riusciti ad amministrare. Non era una partita da prendere sotto gamba, perché nonostante abbiano solamente due punti, è una squadra che non molla mai, è una squadra di ragazzini e hanno comunque il capocannoniere della Serie C. Forse ieri è stata una delle poche partite dove non è andato sopra i 30 punti. Quindi siamo riusciti a gestire poi alla fine la partita con un risultato a nostro favore. Giampio, l'impegno della Webin si vede pure dalla distribuzione dei punti, 8 punti per Aliberti, ma soprattutto 26 di Rodriguez, 21 Monier. Comunque la squadra non ha mai preso sotto gamba la sfida. No, assolutamente, non abbiamo preso la sfida sotto gamba. Abbiamo cercato di tenere il vantaggio acquisito nel primo quarto. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto nel terzo quarto, però poi siamo subito rientrati con la testa giusta, abbiamo messo Lecce a distanza di sicurezza, 20 punti. E poi sì, come dici tu, abbiamo segnato con regolarità con il nostro quintetto titolare, buon approccio comunque della panchina, il giocatore Castiglievo ha fatto una buona gara negli ultimi minuti. Abbiamo rivisto Gianluca Castiglievo la gara come dovevamo fare. Abbiamo rivisto Gianluca Castiglievo in campo, penso ci siano pure delle immagini al riguardo. Importante anche questo, che abbia potuto far giocare quelli che giocano un po' di meno, Giampio. Sì, questo è un ragazzo che ha bisogno comunque di provare la categoria, è un 98. È il nostro futuro, quindi dobbiamo cercare di metterlo in campo, dargli esperienza quando possiamo. Nonostante i nostri ragazzi, Totaro, Vaira, hanno dato quello che potevano dare, sono contento per la loro prestazione. Giampio, sugli altri risultati, ti aspettavi il tracollo della Udas in casa nel derby con l'Olimpica? Il derby è una storia a sé. Non mi aspettavo quel risultato, sapevo che era una gara combattuta, però davo favorito a Udas, una squadra che è prima in classifica, per me non può avere quegli smalti, non può perdere gare come queste che non la possono portare al trionfo finale, visto che hanno cambiato da poco il regolamento, e questo regolamento nuovo favorisce la prima in classifica. Noi sono parecchie giornate che stiamo vincendo, ma la nostra classifica non cambia. Infatti quello volevo chiederti, Giampio. Terza vittoria consecutiva, però ancora non ho posto. Le prime vincono tutte.
Sì, proprio questo. Ludas ha regalato punti a Sansevero e all'Olimpica. Sansevero perde col Fasano. Purtroppo stiamo pagando questi risultati strani. Non c'è regolarità. Adesso iniziano tutte le gare di campionato, quelle vere tra le squadre che si giocano i playoff. Adesso tutti devono cercare di dare il massimo per arrivare ai playoff. Negli scontri diretti si deciderà il futuro di molte squadre. Il campionato, insomma, che si deciderà nei prossimi due mesi. Non ho capito. Campionato, come dicevi, che si deciderà nei prossimi due mesi, come è sempre stato, sì. D'altra parte. Sì, perché già da domenica prossima iniziano gli scontri diretti. Adesso con queste partite qualcuno dovrà accedere per forza punti. Noi, il nostro dopo Brindisi, abbiamo quattro partite determinanti. Tutte le squadre che stanno nei playoff. Se siamo una squadra ai playoff, dobbiamo cercare comunque di migliorare la nostra classifica. Quindi cercare di battere Foggia, Bari, Udas, Cerignola per migliorare la classifica nei playoff. Perché sì, siamo nei playoff oggi con il nuovo regolamento. Il nono posto entra nei playoff, però siamo a due punti dal quarto posto. Quindi possiamo aspirare a posizioni migliori. Bene, grazie Giampio per la consueta disponibilità e dopo aver salutato Giampio Ciocciola, coach della Angel Webin, diamo il quadro completo dei risultati per dire che c'è stato Cestistica Barletta Virtus Ruvo Puglia che è finita 85-62, 79-51 appunto fra la Webin Angel di Manfredonia e Nuova Basket Lecce, Basket Fasano Murgia Santeramo 93-68, Diamond Foggia Valentino Castellaneta 78-76, 74-90 fra Invicta Brindisi e Cestistico Ostuni. E come dicevamo, Udas Cerignola, Olimpica Cerignola 70-87, Adria Bari, Assi Brindisi 82-59 e 91-57 la vittoria del Sansevero sull'Angiulli Bari. E come anticipato anche da coach Giampiero Ciocciola, in classifica non cambia molto, 38 punti Udas Cerignola, 34 Ostuni, Cestistico Ostuni, 30 punti per Diamond Foggia e Cestistica Barletta, 28 addirittura per Olimpica Cerignola, Nuova Alassi Sansevero, Adria Bari e Basket Fasano, 26 punti per Angel Manfredonia e poi la seconda fascia, se vogliamo, di squadre con 20 punti per Invicta Brindisi, 18 per Castellaneta, 10 per Ruvo Puglia e Santeramo, 6 punti per Angiulli Bari, 2 per Basket Lecce e 0 punti per Assi Brindisi. Quindi un campionato ancora tutto da decidere, come diceva Giampio, adesso che cominciano gli scontri diretti, sì davvero ci saranno sfide che valgono l'intera stagione e speriamo che la Webin si faccia valere proprio in questa fase determinante della stagione. E già da domenica prossima ci sarà, anzi nel prossimo weekend, perché ricordiamo che ci sono delle sfide che si giocano di sabato, ci sarà Assi Brindisi Sansevero, Santeramo Ruvo Puglia, Lecce Cerignola, Ostuni Basket Fasano, Castellaneta Adria Bari, Olimpica Cestistica Barletta, Angiulli Bari Diamond Foggia e la Webin Angel, come anticipato da coach Giampio Ciocciola, ospiterà in casa la Invicta Brindisi. È tutto per lo spazio dedicato al basket. E parliamo di tennis tavolo. È ripreso il campionato, i due campionati seguiti dalle squadre della tennis tavolo Manfredonia 2010, e parliamo della D1, del girone A della D1 e del girone A della D2. Ma vi presento subito l'ospite, che è il presidente della tennis tavolo Manfredonia, Antonio Tasso. Grazie Antonio, anche se buonasera a tutti. Sei di casa ormai a Manfredonia TV. Ma prima di parlare della importante giornata, volevo Antonio ci aggiornassi su quello che è successo, visto che non ci vediamo da tante settimane, e soprattutto vorrei che ci dicessi come è andata a Sogliano Cavour, dove la tennis tavola è stata presente con una propria formazione, e dell'importante tappa di Terni, la terza prevista dal tour di quinta categoria, che tra l'altro vedrà la quarta impegnata a Manfredonia.
A ridosso del Natale il campionato si è fermato e abbiamo avuto degli importanti appuntamenti individuali, tra questi il torneo di quinta categoria regionale di Sogliano Cavour, dove noi abbiamo partecipato con 6 atleti e abbiamo conquistato il terzo posto ex aequo sia con Luigi Quitadamo che Saverio Di Pasquale. Però in generale la nostra compagine, la nostra formazione si è comportata bene perché hanno superato tutte le qualificazioni e poi si sono distinte. Non è una grande novità perché comunque nell'ambito dei quinta categoria i nostri giocatori sono ai vertici, quindi è facile che in questo tipo di manifestazioni si arrivi sempre comunque ad un traguardo. Poi c'è stato il torneo giovanile di San Nicola alla Strada a Caserta, noi abbiamo mandato un nostro rappresentante che è il piccolissimo Claudio Di Carlo. Questo torneo risulta molto impegnativo perché pensate che a livello di 11 anni, 12 anni ci sono giocatori che hanno 10.000 punti, cioè quindi sono di seconda categoria, e quindi il nostro Di Carlo si è misurato con questi ragazzi, devo dire senza sfigurare, cioè non è andato lì unicamente per prenderle ma anche per ben figurare, e questo era l'obiettivo che ci eravamo preposti. Poi c'è stato il torneo nazionale di quinta categoria a Terni, questo praticamente a metà gennaio, dove abbiamo partecipato in 4 giocatori. Diciamo che ci aspettavamo qualche cosa di più perché esprimevamo la testa di serie numero 20 su un novero di 300 partecipanti, quindi comunque un buon parterre. Parliamo sempre di manifestazioni a livello nazionale. Nazionale, sì. Era 300 e qualche cosa iscritti. E il nostro Gaetano Guerra era accreditato della testa di serie numero 18 all'incirca e speravamo che facesse un po' più di cammino, però si è fermato al secondo turno del tabellone, quindi ai 64esimi, una cosa del genere. Speravamo un qualche cosa di più, ma va bene lo stesso, è stata una grande esperienza. Anche perché a Terni abbiamo sperimentato un nuovo modo di fare propaganda, di fare reclame alla nostra terra, perché chiedendo ovviamente l'autorizzazione alla direzione gara siamo andati lì al palazzetto di Terni, che è un palazzetto predisposto per il tennis tavolo, è stato costruito esclusivamente per il tennis tavolo, quindi ha le angolature giuste, le altezze giuste, le luci giuste, gli spalti giusti proprio per questo sport, ed è uno dei pochi in Europa creato proprio per il tennis tavolo. Poi si sa che per questo sport si adattano anche altre strutture, e lì praticamente abbiamo creato un banco informativo su Manfredonia, sulla città di Manfredonia, su qualche hotel, qualche struttura ricettiva della zona, anche perché a Terni in realtà era il terzo torneo nazionale di quinta categoria e pensate un po', il quarto torneo si farà a Manfredonia il 10 e 11 maggio, quindi era un importante appuntamento, è sportivo, agonistico per noi per cimentarci con gente di altre regioni e sicuramente di qualità, e poi per fare pubblicità al nostro territorio e al nostro torneo di maggio. Bene, non può che essere molto positiva questa promozione del tennis tavolo, anche perché poi questo territorio ha tanto bisogno di promozione, quindi ogni occasione davvero è buona e favorevole. Ma guarda Antonio, che ci vuole poco. Allora, adesso esco un po' dall'ambito sportivo, dall'ambito tennis tavolo. Per fare promozione per un territorio non servono grandi meeting, non servono grandi paroloni inglesi che poi stanno a significare soltanto programmazione pubblicitaria, serve la buona volontà della gente che con poco si mette a disposizione e riesce a far parlare di questo territorio. Noi a Terni praticamente senza mezzi, cioè con i nostri mezzi, anzi grazie a un amico che ci ha rimborsato il costo del carburante per arrivare a Terni, d'accordo? Siamo andati lì e abbiamo distribuito locandine, volantini, brochure, eccetera, a oltre 800 persone. Una fiera riesce ad avere questo tipo di contatti? Una fiera anche costosa riesce ad avere questo tipo di contatti? Non lo so, è bene riflettere. Cioè se
Allora, se noi, e questa punta di polemica veloce e poi chiudo, se noi andiamo a bussare alla porta di qualcuno per avere un sostentamento, per continuare a fare sport e in cambio ti dico che ti faccio promozione per il territorio e te lo dimostro che lo faccio, allora non barrichiamoci sempre dietro al fatto che non ci sono soldi, non c'è questo, non c'è quell'altro, perché per tante cose poi i soldi escono. Sono d'accordo, ma ci vorrebbe una puntata apposta per questi discorsi, ma vedremo se avremo modo di farla. Torniamo invece al campionato, che come dicevamo è ripreso, è giunto alla terza giornata del girone di ritorno. In D1 le cose non sono andate benissimo, 5-0 subito dalla Veladoro ai danni della capolista Udas Cerignola e 5-0 invece imposto dalla Best Record alla Tennis Tavolo Corato. Poi c'è stato il 5-4 del Molfetta che ha ospitato Casa Massima Squadra F e 5-4 dell'Axi Barletta che ha vinto in casa del Modugno. Per una classifica che vede ancora sempre più consolidata in testa la posizione dell'Udas Cerignola a 20 punti, 16 punti per l'Axi Barletta, 14 per la Best Record di Manfredonia, 12 per Veladoro, 10 per Casa Massima Squadra F, 4 per Molfetta, 2 punti per Modugno e Corato. Non si poteva vincere con l'Udas, però forse neanche perdere 5-0, Antonio. Hanno perso Gogalli, come tra l'altro vedemmo delle immagini, ha perso Flavio De Mori, ci si aspettava comunque qualche punticino. Onestamente sì, onestamente i rumors della vigilia ci davano sconfitti, ma non in quella misura. Onestamente c'è un pizzico di delusione, poi la cosa rimane circoscritta soltanto all'incontro. Vedremo anche un Ugo Galli molto nervoso, tra l'altro ammonito pure Sì, abbiamo avuto due ammoniti, Ugo Galli e Ciro Principe in un'altra partita. Vabbè, è facile che quando comunque c'è tanto agonismo, tanta passione in campo, si ecceda in qualche cosa, niente di grave, tutto tranquillo. Però la partita con l'Udas ci ha detto due cose, intanto che l'Udas è fortissima e che praticamente, a mio parere, ha già chiuso il campionato, gli rimane un unico scoglio, sarà l'ultima giornata contro il Barletta, ma se noi facciamo il dovere contro questa squadra per raggiungere il nostro obiettivo dei playoff e la fermiamo prima, allora la matematica darà proprio il sigillo, metterà il sigillo a questo campionato. E l'Udas se l'è meritato. È una formazione molto forte, hanno fatto un acquisto importante e quindi è giusto che sia così. Però perdere 5-0 in casa con... Non era successo neanche a Cerignola, tra l'altro, dove era finita 5-2. Esatto. Diciamo che a differenza dell'andata mancava Marco Tasso, che è il nostro gioiellino, è uno dei nostri migliori giocatori, che era influenzato, per cui non ha potuto prendere parte alla gara, però avevo visto durante gli allenamenti i nostri tre giocatori non male, insomma. Però evidentemente questi amici di Cerignola sono cresciuti e buon per loro che ci hanno dato questa sonora batosta che praticamente mette fuori dai giochi la Veladoro, che adesso non potrà più rientrare in un discorso playoff, non ne ha più il tempo, i punti, eccetera. Mentre nell'altra... Per Entoria invece l'altro 5-0, sì. Lì non c'è stata gara. Sì, perché Corato, diciamo che Corato è una formazione ripescata di due. L'anno scorso non vinse il campionato, perché era il nostro stesso girone. È stata ripescata perché noi, non avendo iscritto la terza squadra in D1, ne ha beneficiato prima il Cerignola e poi il Corato, quindi c'è stato a cascata questa cosa. Pertanto si è presentato a questo campionato con una squadra da D2, diciamoci la verità, non è una squadra attrezzata per la D1, dove i valori sono nettamente diversi. Pare che sia soltanto un salto di categoria puro e semplice, non è così, ci sono giocatori abbastanza più forti e ne sta pagando lo scotto, tanto è vero che credo che sia penultima o ultima in classifica. Ultima in classifica. E quindi col Modugno che invece si sta riprendendo, il Modugno ci stava facendo un grande regalo ieri, perché stava per battere l'Axi Barletta, che è la nostra diretta concorrente, e se questo fosse avvenuto ci avrebbe dato un vantaggio notevole, perché poi l'Axi l'ultima giornata dovrà incontrare il Cerignola, deve venire a Manfredonia due volte a sfidare le nostre due squadre, e quindi ci avrebbe messo in una posizione veramente interessante. Però
onore al merito degli amici barlettani che sono riusciti, anche se con qualche difficoltà, a portare... Credo siano andate delle immagini di Gaetano Guerra, che si è ben comportato nella gara contro lo stesso Guidadamo, oppure hanno fatto bene contro il Corato. Beh, contro il Corato hanno giocato bene un po' tutti, ma per le ragioni che vi dicevo prima, diciamo, certo. Il divario tecnico è notevole. Nelle file del Corato il solo Vangi, diciamo, può dare qualche preoccupazione ai nostri, così. Però voglio dire, tutto rientra. È chiaro che anche loro hanno voluto provare l'emozione di un campionato superiore, però diciamo una domenica liscia per la Best Record, che conferma le sue legittime aspirazioni per i playoff. Indy 2 invece combattutissima la sfida con l'Axi Barletta, ma d'altra parte si sapeva che comunque non era un avversario facile l'Axi Barletta. 5-4 alla fine, invece sconfitta dell'Edra contro il Trano con lo stesso risultato, 5-4, 5-2 invece del Foggia che ha ospitato l'Udas Cerignola e 5-0 a San Paolo Civitate della Pricena. Per una classifica che vede saldamente in testa la Marco Sport a 20 punti, 14 per la Tennis Tavolo Foggia, 12 per l'Udas di Cerignola, 12 per l'Axi Barletta, 8 punti per l'Edra, 6 per la Pricena, 4 punti per Trani e 2 punti per San Paolo Civitate. Anche qui più o meno come ci si aspettava, Antonio, anche se non è stata per niente, io ho avuto modo di vederla la sfida col Barletta. Ho visto, credo, la gara di Iagulli, che non è stata affatto semplice. Allora, il Barletta aveva l'ultima occasione per agganciarci, non ce n'erano altre, anche se nel corso del girone d'andata il Barletta ha fatto anche un passo falso con il Foggia e quindi era svantaggiato per questo. Però battendoci avrebbe riaperto le sue speranze, perché è vero che noi oltre Barletta non abbiamo altri scogli importanti. Diciamo che forse tra quelle che ci rimangono da disputare, la partita con l'Udas Cerignola è quella più impegnativa, ma per il resto dovremmo incontrare il San Paolo Civitate, la Pricena, quindi squadre ampiamente alla nostra portata, il cui risultato pare già scritto e certificato. E quindi è venuta a Manfredonia, parlo del Barletto ovviamente, con una formazione molto rinforzata, perché hanno rispolverato un ex giocatore di Serie C, di Cataldo, che negli anni passati ha giocato in Serie C, l'anno scorso ha giocato in Serie D1 sempre con il Barletta, quest'anno per motivi personali non aveva ancora cominciato il campionato, allora il furbo presidente Barlettano lo ha messo in campo giustamente per questa occasione, ed erano partiti molto bene, perché inaspettatamente il nostro Rinaldi è andato a perdere con la Musta, che pur essendo un buon giocatore, però nei precedenti incontri testa a testa non aveva mai battuto il nostro Rinaldi, invece è stato così, siamo andati 2-0 sotto e quindi è stato più difficile. Poi la buona vena di Iagulli, la partita decisiva di Rinaldi alla fine, perché l'ultimo punto ce l'ha dato lui, e un nervoso Ciro Principe, che poi alla fine comunque ha assestato, anche lui ha ammonito, ha assestato la zampata, ha fatto sì che poi terminassimo questo incontro per 5-4, ma la sofferenza è stata tanta, perché in questo incontro ci sono stati tanti set terminati ai vantaggi, tante partite terminate al quinto set, quindi 3-2. E pensate che addirittura l'ultimo incontro, quello che ha dato poi la vittoria a Manfredonia, si è concluso all'ultimo set 3-2 per noi, quindi vi lascio immaginare anche la tensione di questa partita. Ma questa Sport è bello anche per questo, soprattutto per 5-4 dell'Edra, che comunque ha venduto carissima la pelle al Trani. Allora, però abbiamo visto, oltre al giovanissimo Biceglia, abbiamo visto anche un ragazzo di che non mi pare avesse più di 12 anni, Antonio. Sì, allora la partita con dovremmo il Trani... Dovremmo anche avere delle immagini del più giovane della Tennis Tavolo Manfredonia. Allora, la partita con il Trani, diciamo che era già decisa alla vigilia, nel senso che per una sorta di turnover che avevamo già stabilito, i cosiddetti anziani e quindi più esperti della squadra si sarebbero fermati per un turno, e quindi Munci Guerra non ha giocato, il sottoscritto non ha giocato, per dare spazio sia ai giovanissimi sia a coloro che giocano di meno. Tant'è vero che abbiamo fatto entrare in squadra Balta, che gioca meno rispetto a noi, il giovanissimo Antonio Balta,
Claudio Di Carlo, che ha 11 anni. E ed è il ragazzino di cui parlavamo. Esatto. E Michele Biceglia, che ha esordito la scorsa settimana, e quindi abbiamo deciso di dare continuità a questa sua applicazione agonistica, eccetera. E ci stavamo quasi riuscendo, perché il Trani comunque è una squadra fatta di giocatori un po' più esperti, anche se diciamo non di eccelsa caratura tecnica, comunque giocatori insistenti. Ci eravamo quasi riusciti, e poi l'ultimo punto, Michele Biceglia è stato autore di una bella partita contro Tortosa, persa 3-2 al quinto set. Ma va bene, questa è una sconfitta che non mi rammarica più di tanto, perché mi è piaciuto vedere questi ragazzi impegnarsi molto, la soddisfazione di Claudio quando ha vinto un incontro importante con un giocatore che lo sopravanza in classifica, quindi questo significa incamerare più punti. Insomma, è stata una bella sensazione vedere. Poi d'altronde bisogna fare così. Edra è nata per questo, con questo scopo, cioè di ruotare giocatori che hanno voglia di affrontare un percorso agonistico, ma senza l'impegno della classifica. Cioè, a noi interessa poco la classifica, non dobbiamo vincere nulla, c'è già l'altra squadra che vince, quindi noi dobbiamo soltanto giocare e far crescere i giovani, oppure far appassionare ancora di più coloro che, pur diciamo essendosi avvicinati adesso a questo sport, hanno voglia di provare una sensazione diversa. E poi Sport per Passione ha avuto la fortuna di poter intervistare uno degli arbitri più importanti forse a livello nazionale, Pietro Di Pinto, arbitro internazionale, che tra l'altro, ripeto, abbiamo avuto la fortuna di intervistare, e prego la regia di mandare proprio l'intervista realizzata a uno dei più importanti arbitri a livello non solo nazionale. Pietro Di Pinto, arbitro internazionale, a cui non possiamo non chiedere come sta il tennis tavolo in Italia e in Puglia in particolare. Per quanto riguarda gli atleti pugliesi, si trovano a livelli di terza, quarta categoria, tranne qualcuno che, soprattutto il settore femminile, li troviamo in seconda categoria. Però c'è un discreto vivaio in determinate zone, dove tipo Manfredonia, dove mi auguro questi futuri ragazzi possano emergere a livello nazionale e, perché no, anche a livello internazionale. Ovviamente, fin quando emergeranno, io mi auguro di poterli vedere all'opera anche a livello nei campionati europei o nei vari tornei internazionali che ci sono, anche per il settore junior, cadetti, in modo da poterli non arbitrare direttamente, perché a livello internazionale non capita mai che lo stesso arbitro sia della stessa nazione degli atleti, ma almeno a vederli giocare sì. Come si sta difendendo dalla crisi il tennis tavolo? Io penso che vedo che i dirigenti di societari fanno veramente dei grossi salti mortali, e dobbiamo ringraziarli se riescono ancora a tirare il carro, perché in effetti non è facile trovare degli sponsor con questa contingenza di crisi che abbiamo, però tutto sommato riescono ancora a reggere l'urto della crisi. In 30 secondi, l'esperienza più bella come arbitro, quella che non dimenticherà mai? Una finale a squadre europea fatta in Danimarca, dove venne anche la regina. La squadra di casa danese stava perdendo 2-0 contro la squadra austriaca, e poi la situazione si ribaltò, vinsero 3-2, fu un trionfo, e avemmo peraltro anche le congratulazioni da parte dei commissari di campo per l'arbitraggio che avevamo fatto. Grazie, in bocca al lupo. Prego. Antonio, un arbitro davvero di caratura internazionale, ci ha parlato dell'esperienza a Copenaghen, è l'ennesimo riconoscimento per il tennis tavolo Manfredonia. Non credo che tutte le squadre abbiano la possibilità di avere nelle proprie gare casalinghe
la possibilità di avere un arbitro di così alta levatura. Pietro De Pinto è un arbitro, come hai già sottolineato tu, di caratura internazionale, con grande esperienza, avendo partecipato a numerose manifestazioni europee ed extraeuropee. E passa per un arbitro molto giusto. Tra le altre cose, a noi fa particolarmente piacere averlo, perché è stato l'arbitro della partita decisiva 2 anni fa tra Barletta e Manfredonia, l'anno in cui vincemmo il nostro primo campionato di Serie D2, e dato che la partita era molto delicata, molto sentita dalle due formazioni, allora la federazione decise di mandare un arbitro di polso, e in effetti Pietro De Pinto è un arbitro severo ma giusto, nel senso che applica il regolamento come giusto che sia alla lettera, e anche il giocatore si sente tutelato da una presenza del genere. Bene, io credo si sia detto tutto, grazie ad Antonio per averci dato la possibilità di parlare di tennis tavolo e della tennis tavolo Manfredonia 2010. Si chiude qui questo spazio dedicato a questa importante disciplina che a Manfredonia sta riscuotendo sempre più successo. E parliamo di calcio a 5, parliamo della bellissima vittoria del Manfredonia calcio a 5 nel campionato di Serie B, ricordiamo girone E della Serie B nazionale, 5-2 in casa del Partenope Monte Procida, una delle dirette concorrenti ai playoff che siamo sempre più convinti siano alla portata dell'organico messo a disposizione di mister Marcello Lombardi quest'anno dal presidente Pacilli. 2-5 a Pozzuoli in casa del Monte Procida, mentre gli altri risultati hanno visto la sconfitta anche della capolista Policoro in casa della temibile Ares Mola, è finita 8-7 per i baresi. 4-4 invece fra Modugno e Barletta, 5-1 del Tecla Matera e Danni del Giovinazzo, 4-3 del Biceglia in casa del Futsal Barletta e poi 4-3 anche dello Sporting Sala Consilina in casa del Venafro. In classifica 39 punti per il Policoro, 34 per Sporting Sala Consilina, 33 per Ares Mola, 25 per Partenope Monte Procida, 24 per Futsal Biceglie e Manfredonia, le due squadre appaiate al sesto posto, di 16 punti e poi la grande differenza dal Giovinazzo, 8 punti sono adesso il distacco dal Giovinazzo a 16 punti, anzi a 16 punti ci sono Giovinazzo, Futsal Barletta e Tecla Matera, 10 punti per Barletta, 9 punti per Modugno e Venafro, quindi davvero una zona playoff molto calda in cui ci sono almeno in cui il Manfredonia dovrà vedersi almeno col Futsal Biceglie e col Monte Procida di Pozzuoli, quindi da qui si capisce quanto sia importante la vittoria di ieri, maturata grazie alle fantastiche reti di Folletto prima, poi c'è stata la seconda rete ad opera di Sacchè, che hanno portato il Manfredonia sul parziale di 2-0, poi c'è stato il recupero di l'Oasis del Monte Procida, ma il fondamentale è stato il 3-1 di Gaetano Orbelli, che vorremmo sempre di più informazione sempre meno in tribuna. De Simone ha portato la squadra sul 2-3, ma poi quando il Monte Procida si è dovuto esporre con l'uomo, col giocatore volante, ci sono stati il 4-2 di Sacchè, e addirittura nel finale è stato anche il portiere Sosin è stato in grado di realizzare la quinta rete su una ripartenza, e quindi sigillare questo 5-2 che ricordiamo è fondamentale, soprattutto perché contro una squadra che precede il Manfredonia di un solo punto e che sarà fra quelle che si giocheranno i playoff proprio con la squadra sipontina. Non abbiamo potuto avere impressioni dal sodalizio di Manfredonia Calcio a 5, perché hanno deciso un silenzio stampa che ovviamente rispettiamo, soprattutto se porta i risultati che ha portato questa settimana. Quindi davvero buon lavoro a mister Marcello Lombardi, e davvero tutti sabato alle ore 16 al Palascaloria a tifare per il Manfredonia Calcio a 5, che ospiterà il temibilissimo Ares di Mola, una sfida davvero
difficile ma importantissima per il proseguo della stagione del Manfredonia Calcio a 5. Ci sono le potenzialità per batterlo questo Ares Mola. Vedremo se Marcello Lombardi e i suoi ragazzi si metteranno fuori tutte le energie, tutte le forze per imporsi in questa difficile partita. Per il resto ci sarà la sfida fra le due squadre di Barletta, Barletta contro Futsal Barletta, il Policoro ospiterà il Modugno, Giovinazzo Partenope per Monteprocida, Sporting Santa Consilina Matera e poi Futsal Biceglie Venafro. Non sono andate invece benissimo le cose alle ragazze di Mister Catania della Focus Donia. Ci si aspettava un risultato migliore in casa di una concorrente diretta alla salvezza, il Futsal Sora, invece è finito 5-1 proprio per il Sora, che adesso è attestato a 22 punti, a 5 dalla Focus Donia, che ha 17 punti e ad un passo dalla zona play-out in cui invece si trova la Salinis, a 16 punti, 10 punti in coda per Napoli, poi 9 per Eboli e 4 per Florida. In testa invece ancora una vittoria della Lazio, addirittura 28-1 in casa della Team Rome, così come è stata vittoria per l'acquadotto femminile in casa della Ternana, e 5-1 del Montesilvano anche in casa del Florida, 5-1 anche in casa del Floris, in casa dell'Olympus, scusatemi, in casa della Virtus Roma. E quindi in classifica, a parte il dominio della Lazio femminile, poi a 53 punti la Z Golden Women e 45 Montesilvano, 39 acquedotto femminile e poi a seguire Ternana e Virtus Roma. Quindi un impegno difficile per le ragazze di Mister Catania, ma pronta la possibilità di riscattare questa sconfitta per le ragazze della nuova Focus Donia, che domenica al Palladante sfideranno la Team Rome, un avversario che ha 5 punti in più della squadra della mista fra Manfredonia e Foggia, e quindi un'occasione per avvicinarsi alle zone salvezza e per allontanarsi dalle preoccupanti zone dei play-out. E lasciamo il calcio a 5 per dirvi della pallavolo. Brutta è stata la sconfitta della Volley Club in casa del Gataleta Amatori, 3-0 con parziali devastanti, 25-12, 25-11 e 25-9. Ma bisogna dire che pesava sulla formazione messa in campo da Francesco Basta e Angelo Rinaldi la mannaia, le brutte decisioni dell'insufficiente arbitro di domenica scorsa, lo stesso arbitro che aveva così tanto penalizzato sul campo la squadra di Manfredonia al cospetto della squadra di Trani, della Telma Sud Strani. Lo stesso poi arbitro ha combinato 9 giornate addirittura a Federico Scarabino, e quindi complicando ulteriormente questa sfida già difficile contro la Amatori. In classifica ovviamente la Volley Club si allontana dalle posizioni di vertice, perché nel frattempo è successo che la Trivianum ha vinto 3-0 col Turi, l'Andria ha vinto 3-2 a Trani, Cassano ha perso delle Intini Costruzioni per 3-1, 3-0 del Gioia in casa della Terza Legione Aerea, e poi Lucera ha perso ad Alberobello per 3-1. Peccato che non abbia approfittato di queste sconfitte delle prime il Manfredonia, perché comunque adesso il Lucera sente il fiato dell'Amatori Bari, 32 Lucera, 31 Amatori Bari, 30 Trivianum di Trigiano, 28 per Gioia, 26 per Trani e soltanto 25 punti per la Volley Club, 23 per Andria, e poi a seguire fino ai 6 punti dopo la vittoria sul Cassano delle Intini Costruzioni. Bene invece nel torneo femminile di Serie C, dove la SD Volley si è imposta per 3-0 sull'Amatori, 23-25, 25-15 e 25-18 i parziali, con una squadra di Fabio Dellicarri in palla che ha avuto davvero pochi problemi.
in testa, poi ci sono stati due importanti scivoloni, la Prisma Volley ha perso in casa della Gagliano Arte di Bari, Biceglie ha battuto Modugno, la Farma Giuliani ha vinto contro Ortanova, ma soprattutto ha perso Santeramo in casa del Barletta. 3-2 della capolista Cerignola in casa della Leonessa di Benedetto e poi di Benedetto di Altamura, poi Atletico Sport Center finito 3-0. E ad approfittare degli scivoloni di Santeramo e Farmavolli è proprio il Manfredo, la squadra di Fabio Dell'Icari, che adesso si trova a 34 punti, a 7 dalla capolista Cerignola, ad 1 solo dalla Prisma Volley di Bari, appaiata invece dalla Farma Volley, ma sopra di un punto alla Santeramo. Quindi per riepilogare 41 punti per Cerignola, 35 per Prisma Volley, 34 per ASD Volley e Farma Volley Giuliani, 33 per Santeramo, 28 per Barletta e poi 27 Altamura, e a scendere fino al punticino della SD Nelli di Barletta. Dunque una giornata importante per la SD Volley, e vedremo se fino alla fine della stagione riusciranno ad entrare in zona playoff, che sono l'obiettivo della difficile stagione della squadra ben allenata da Fabio Dell'Icari. E veniamo invece ai risultati della pallamano, che hanno visto l'importante vittoria della Free Time in casa del Ginosa 28-19, poi c'è stato l'Antares che ha perso di un solo punto, anzi c'è stato pareggio addirittura fra Antares e Noci, 21 punti a testa, e la vittoria del Sera Fasano sul pallamano Fasano per 28-20. Per una classifica ha riposato ovviamente il Putignano, che adesso è dietro di 3 punti rispetto al Fasano, che ha 30 punti, 27 per Putignano, 18 per pallamano Fasano, 16 punti per la Free Time, 8 per Noci, 6 per Ginosa e primo punto per l'Antares di San Nicola. È tutto per questo appuntamento di Sport per Passione. Non ci resta che salutarvi, rinnovarvi l'appuntamento alla settimana prossima, martedì un tantino dopo le 21. Consentiteci però di dedicare questa puntata di Sport per Passione a Francesca, una ragazza che meritava di stare ancora con noi per tanto tempo, che invece un destino crudelissimo l'ha tolta all'affetto di suoi cari, ma all'affetto di tutti quelli che l'hanno conosciuta. Ciao Francesca.